Il Consiglio dei Ministri ha approvato la nota di aggiornamento al documento di economia e finanza. Abbiamo individuato come deficit programmatico il 2,2%. E così siamo al 2,2% di deficit PIL previsto per l'anno prossimo. E così, senza gente che esce fuori dal balcone e senza strapparsi i capelli, molto probabilmente spenderemo più quest'anno rispetto all'anno scorso. Quasi quasi mi manca il governo precedente, dove aveva quella frizzantezza, quel brio all'attualità che questo governo, secondo me, non ci regalerà così tante soddisfazioni. L'importante però è stare al di sotto del 3% del deficit PIL, come vogliono i trattati europei, vero? Beh, in realtà no, ma questo lo vediamo successivamente. Adesso chiediamoci perché i mercati e anche le istituzioni internazionali non hanno reagito così negativamente come l'anno scorso a questa dichiarazione del governo di voler spendere di più rispetto all'anno precedente. Innanzitutto, le previsioni di crescita di questo governo sono molto più credibili e più realistiche rispetto a quelle dell'anno precedente. Infatti, se andiamo a paragonare le previsioni che danno gli istituti internazionali con quelle di questo governo e del governo precedente, vediamo che la discrepanza è molto maggiore l'anno scorso rispetto ad adesso. Quindi il governo è più consapevole e riesce anche a guardare in maniera più oggettiva la realtà dei fatti ed è anche consapevole della stagnazione economica che ormai l'Italia soffre da più di un anno. A costo di essere ripetitivo e noioso, ripetiamo che una delle maggiori preoccupazioni che avevano i mercati nei confronti del governo precedente era che l'Italia uscisse dall'euro. Però ovviamente l'attuale governo non vuole più uscire dall'euro, o almeno non ha mai dichiarato nessuna di queste intenzioni. Quindi, tolto questo rischio, il governo rende i mercati molto più tranquilli e quindi meno suscettibili di deficit anche più alti rispetto a quelli precedenti. Una conseguenza della motivazione precedente è che l'Italia attualmente paga dei tassi di interesse sul debito pubblico molto più bassi rispetto a prima. L'abbiamo visto anche due video fa, dove appunto con l'uscita del governo del cambiamento lo spread si è abbassato notevolmente, quindi favorendo la sostenibilità delle finanze pubbliche. E ovviamente quando lo Stato ha meno costi da sopportare per quanto riguarda il debito pubblico, ne può usufruire in misura maggiore rispetto a una situazione dove appunto i costi per sostenere il debito pubblico sono molto più alti. Ora, analizzata la parte più tecnica ed economica di questa situazione, ha un peso rilevante anche l'analisi politica di questa tranquillizzazione sia dei mercati ma anche delle istituzioni europee e internazionali. Infatti molti si sono scandalizzati dal fatto che questo governo spenderà di più rispetto a quello precedente senza che la Commissione europea muova un dito o che i mercati aumentassero lo spread, lamentando addirittura trattamenti di favore. Queste lamentele però non hanno alcun senso. Infatti, se io voglio un favore da una persona, cerco di rendermela amica e non di ammazzargli la mamma. Stesso discorso nei rapporti politici tra Italia e Commissione Europea e tutti gli altri stati nazionali che fanno parte dell'Unione Europea. Se io voglio chiedere alla Commissione Europea di spendere di più, ovviamente vado nelle trattative cercando di collaborare con la Commissione Europea e non di dirgli se non fai quello che dico io, me ne esco dall'euro. Non funziona così la politica, anche perché, come vedremo successivamente, i trattati sono molto flessibili e molto soggetti al parere della Commissione Europea e delle trattative che intercorrono tra Commissione Europea e ogni singolo Stato. Quindi, se volete chiedere una caramella a una persona, cercate di farvela amica, eh? Ve lo sta spiegando uno youtuber questa cosa qui, questa cosa così banale. Non di cercare di picchiarlo, perché sennò non... eh? Questo numerino magico era presente all'interno della nota d'aggiornamento al documento di economia e finanza, o anche detto NADEF. Entro il 30 settembre deve essere presentata una prima bozza e successivamente ci deve essere una discussione parlamentare e anche l'approvazione da parte della Commissione Europea. E tutto questo procedimento deve durare entro il 31 dicembre di ogni anno. Quindi ogni fine di anno devono avere una nota d'aggiornamento al documento di economia e finanza aggiornata e ufficiale, dove si prevedono gli obiettivi per gli anni successivi. Quindi questa prima bozza che è uscita qualche giorno fa è come se fosse il boato prima del grande evento, quando siete in bagno. Ma che è sta cafolata? Ed è proprio per il fatto che non ci sia nulla di definitivo, ci deve essere ancora una discussione parlamentare e inoltre un accordo con la Commissione Europea, che io non andrò ad analizzare in dettaglio questa nota d'aggiornamento al DEF. Anche perché di ciccia sul fuoco ce n'è poca rispetto all'anno scorso, dove abbiamo visto politiche particolari come ad esempio il reddito di cittadinanza o quota 100 o ad esempio la flat tax. Invece quest'anno le politiche economiche che verranno adottate sembrano essere qualcosa di molto più normale e meno brioso, come dicevamo prima, e quindi questo ci rende tutti un po' più noiosi rispetto all'anno scorso. Però quattro cose lasciatemele pur dire. Innanzitutto è stato previsto l'annullamento delle clausole IVA generate dai governi Renzi, Gentiloni e Conte.
Per quelli che masticano un po' di più l'economia, vi annuncio che il moltiplicatore keynesiano anche questa volta non funzionerà. Infatti all'interno della NADEF c'è scritto che per una spesa pari al 2,2% questa spesa produrrà una crescita in più dello 0,2% rispetto a una situazione nella quale la NADEF non ci sarebbe stata. Se infatti senza le politiche economiche all'interno della NADEF la crescita economica italiana nel 2020 sarebbe stata pari allo 0,4%, implementando le politiche economiche pensate dal governo attuale, la crescita economica sarà dello 0,6% all'interno del 2020. Una parte dei costi della manovra il governo penserà di coprirla tramite la lotta all'evasione, che si prevede essere pari a 7 miliardi all'anno. Ora, in tutti i corsi di economia si insegna che per redigere un bilancio bisogna avere un atteggiamento prudenziale. Significa che nella sezione costi bisogna mettere tutti i costi sostenuti e anche quelli previsti, mentre nella sezione ricavi bisogna mettere esclusivamente quelli ottenuti, quelli guadagnati e non quelli previsti, che al massimo avranno una voce diversa rispetto ai ricavi. Ora, uno studente di economia al secondo anno, quindi, potrebbe scrivere un bilancio più affidabile rispetto al MEF. E qui dico tutto, perché appunto quei 7 miliardi di lotta all'evasione non sono garantiti, magari alla fine dell'anno ne riuscirei a ottenere 2, 3, ma anche 10 o 5, però non è una base solida per costruire un bilancio e quindi per dire che stai coprendo dei costi tramite dei ricavi che essenzialmente non sai quanti sono ed è molto difficile anche prevedere. E in genere la storia ci dice che le previsioni sono molto ottimistiche rispetto alla realtà. Ultima cosa sulla NADEF. Lasciando da parte quota 100, altrimenti questo video non finisce più, parliamo un attimo del reddito di cittadinanza. Stai calmo, Giorgio, stai calmo. Questo piccolo spezzone sul reddito di cittadinanza, che come sappiamo anche il nome è sbagliato, è dedicato a tutte quelle persone che mi hanno scritto sotto i miei video dove appunto parlavo di questo strumento economico, dove inneggiavano al reddito di cittadinanza come qualcosa di grandioso per la crescita economica italiana e che avrebbe svoltato le sorti di questo paese. Ignorando però concetti economici, non dico banali, ma neanche troppo complessi come marginalità, azzardo morale e anche spesa corrente che non fa parte del moltiplicatore keynesiano. Boom! Il Sole 24 Ore ci dice che il reddito di cittadinanza fa flop all'interno del mercato del lavoro. Anzi no, non ce lo dice il Sole 24 Ore. Infatti la NADEF ci dice che dai dati dell'indagine sulle forze di lavoro non emerge ancora pienamente l'incremento del tasso di partecipazione, che sarebbe dovuto scaturire dall'adesione al reddito di cittadinanza e dal conseguente patto per il lavoro. È ragionevole ipotizzare che l'attuazione completa del reddito di cittadinanza avvenga con un certo ritardo rispetto alle previsioni iniziali. Quindi non solo le previsioni degli effetti economici del reddito di cittadinanza verranno spostati all'anno prossimo, per motivi sia di disorganizzazione dei centri per l'impiego, ma anche per la struttura stessa del reddito di cittadinanza, ma ci viene scritto all'interno della NADEF che i suoi effetti, oltre che essere appunto spostati, saranno anche molto minori rispetto a quelli previsti un anno fa. E in più, boom! Il Fatto Quotidiano ci dice che il 40% dei beneficiari del reddito di cittadinanza, una volta chiamati dal centro per l'impiego, non si presentano all'appuntamento. E quindi quelli che pensavano che il reddito di cittadinanza fosse la soluzione magica per questo paese, si meritano proprio un bel premio Nobel all'economia. Eh? E al contrario vostro, sono stato anche abbastanza pacato nel raccontarvi questa cosa. Ok, però abbiamo detto che 2,2% sotto la soglia del 3%, quindi tutti tranquilli, eh? Commissione Europea, stai tranzolla che noi ricominciamo a crescere, vero? In realtà no, perché infatti anche l'anno scorso, col governo che aveva previsto una spesa pubblica prima del 2,4% e poi ritrattata al 2%, ha comunque rischiato una procedura di infrazione da parte della Commissione Europea. Ora c'è qualcuno che ci racconta che ci sia un numero preso a caso da parte di un funzionario francese e in realtà questa cosa è una leggenda. Infatti, al contrario di quanto la leggenda vuole, durante la stesura del trattato di Maastricht questo numerino magico, e cioè il 3%, è stato deciso in maniera ragionata e abbastanza logica. Infatti durante gli anni 90 si stimava che un paese poteva avere un tasso di crescita reale medio pari al 3%,
Quindi, con un tasso di inflazione anche lì stimato intorno al 2%, un deficit annuo pari al 3% poteva garantire al paese la sostenibilità del debito pubblico, che in quegli anni la media di tutti i paesi era intorno al 60%. Quindi questo implicava che se un paese aveva un debito pubblico maggiore del 60%, un deficit annuo minore del 3% garantiva il rientro del debito pubblico del paese all'interno di questo 60%. Quindi tutto molto logico e razionale, anche se effettivamente, se dobbiamo essere fiscali, questo 3% non vale più attualmente. Infatti i tassi di crescita del PIL dei paesi attualmente sono molto inferiori rispetto al 3% previsto negli anni 90 e anche l'inflazione sembra non schiodarsi dall'1%. Quindi se vogliamo attualizzare la regola del 3% introdotta nel trattato di Maastricht, attualmente questa soglia sarebbe molto inferiore rispetto al 3%. Quindi la Commissione europea è molto più espansiva rispetto a quanto vorrebbe la filosofia dei trattati europei. Peccato che questa cosa nell'opinione pubblica non sia mai sottolineata abbastanza. In più, dopo la crisi del 2008, si è deciso di fare una grande revisione dei trattati europei e soprattutto di quelli economici, aggiungendo ancora più flessibilità rispetto a prima. Se infatti all'origine i trattati non prevedevano alcuna eccezione a questo 3%, successivamente si sono previste alcune eccezioni. Infatti attualmente la regola del 3% è prevista per il deficit strutturale, cioè un deficit di lungo periodo, al netto del ciclo economico. Significa che se un paese è in recessione e spende il 5%, ma poi nel lungo periodo il deficit effettivamente è pari al 2%, allora vuol dire che questo paese non incorrerà in nessuna inflazione, perché quello che conta è il deficit strutturale. Aprendo a tutte queste eccezioni, vediamo che si è perso un po' l'oggettività del numero, entrando in un mondo molto soggettivo e che quindi la politica ci sguazza. Infatti, quando ogni Stato va a decidere il proprio deficit che assumerà l'anno prossimo, andrà a confrontarsi con la Commissione europea. E qui è tutto un gioco di politica, dove appunto si andranno a decidere quali riforme saranno strutturali, quali riforme servono solo per recuperare da una temporanea recessione e tutto il resto. Quindi diciamo che è molto flessibile questo limite. E come vediamo, l'anno scorso la Commissione non ha neanche accettato il 2,4% di deficit da parte dell'Italia, proprio perché c'erano delle condizioni che, secondo la Commissione europea, non erano favorevoli. Quindi la Commissione europea instaurerà delle trattative Commissione europea, Italia, Commissione europea, Francia, Commissione europea, Germania, eccetera, eccetera. E qui ritorniamo al discorso fatto precedentemente, e cioè che se io voglio avere un favore da parte di una persona, io me la rendo amica e non gli vado ad ammazzare la mamma. Spiegata anche questa cosa, ci rimane da rispondere solo ad una domanda, e cioè: perché esistono questi vincoli di bilancio? In un'unione monetaria come quella dell'euro, la teoria economica ci consiglia di imporre dei vincoli di bilancio condivisi tra tutti gli stati per due ordini di ragioni. Il primo motivo è un po' tecnico e vi lascio gli approfondimenti in descrizione se volete appunto saperne di più. Il tutto però si può riassumere in pochi semplici concetti. Prendiamo un paese molto grande che fa da un anno all'altro un grande deficit, ad esempio 10%. Questo comporta per il paese che ha adottato il deficit una grande crescita economica, mentre per tutti gli altri paesi potrebbe comportare una riduzione della propria crescita economica, questo per via di politica monetaria e tassi di cambio che rendono gli altri paesi più svantaggiati rispetto alla Francia. Ovviamente in questo caso si incentivano gli altri paesi ad aumentare anche loro il deficit, raggiungendo una situazione insostenibile. Il secondo motivo l'abbiamo vissuto sulla nostra pelle durante le crisi del 2008 e del 2011. Come ha fatto la Grecia spendendo più del dovuto, ma poi truccando anche i bilanci presentati all'interno dell'Europa, se poi questo paese dovesse fallire, dovesse incorrere in una crisi finanziaria o economica, questa crisi si spargerebbe molto facilmente all'interno di tutti gli altri paesi europei. E più è grande l'importanza economica del paese all'interno dell'Unione Monetaria, e più la crisi potrebbe diventare sempre più grande e sempre più catastrofica. E quindi viva i vincoli di bilancio, che tengono a bada i politici che pensano più al proprio tornaconto elettorale e di potere rispetto alla crescita economica di lungo periodo di un paese. In realtà ci sono tanti argomenti interessanti da trattare riguardo questi vincoli di bilancio e le elezioni politiche dei partiti, eccetera, eccetera. E magari un giorno ne parleremo volentieri. Però per adesso diciamo che abbiamo un po' di concetti da assorbire e quindi ci vediamo al prossimo video. Ciao!